La risposta deve essere immediata in questi casi, perché con una risposta immediata si fa capire alla gente che la percezione della sicurezza, diciamo, è concreta. Se invece si lascia trascorrere troppo tempo e i risultati tardano a venire, si può ingenerare una reazione opposta, cioè si crea una grande insicurezza da parte dei cittadini, che hanno anche paura di uscire normalmente a fare la spesa. Invece in questo modo devo ringraziare il personale che ha operato, perché ha operato, diciamo, senza soluzione di continuità, con grande senso del dovere e soprattutto con grande senso di iniziativa, portando un risultato anche inaspettato. Della squadra mobile che sta facendo delle verifiche ulteriori, ci sono dei buoni presupposti affinché si riescano ad attribuire anche altri eventi criminosi a questa batteria di delinquenti, e quindi noi siamo ottimisti. Colgo l'occasione per ringraziare i collaboratori, i miei collaboratori, ma soprattutto anche il collega della Guardia di Finanza per questa sinergia che c'è stata tra le varie forze di polizia. Professionalità, tempestività sull'intervento e dopo pochi minuti siamo riusciti a bloccare, intercettare, grazie all'attività delle volanti che è stata fulminea, siamo riusciti a bloccare ed arrestare, diciamo, questi tre rapinatori. Ecco. Diciamo, questo è un modus operandi che hanno adottato, diciamo, questa batteria, e abbiamo notato che diciamo, intercettavano proprio questo tipo di preda, che in genere sono persone anziane di una certa età, e quindi magari vanno in centri commerciali a fare la spesa, quindi le individuano, e poi, diciamo, questa è una fenomenologia che negli ultimi 10 giorni ha avuto una recrudescenza, e proprio causando anche danni a cose e a persone. Diciamo, questo che ha creato un allarme sociale nella provincia di Frosinone che non è passato inosservato, e grazie all'intervento degli uomini delle volanti e alla collaborazione di questo collega della Guardia di Finanza, che è stato un testimone oculare, ci ha consentito di intercettarli in pochi minuti. Pensate che sono passati dalla prima chiamata del NUE, che è arrivato l'intervento in sala operativa, dopo ben 5 minuti già eravamo sulle tracce di questi soggetti, e dopo neanche un minuto, 5-6 minuti, abbiamo bloccati e arrestati al Giglio di Veroli. Sono in atto ancora degli accertamenti, dei riscontri che stiamo facendo unitamente ai colleghi della squadra mobile con il dottor Genovesi, proprio per cercare di capire compiutamente, diciamo, tutta la loro attività criminale, che non si è limitata soltanto a una rapina, a una tentata rapina, ma vi sono stati anche altri reati. Come ad esempio, durante l'inseguimento, diciamo, per garantirsi l'impunità, questa macchina ha causato un incidente, e quindi stiamo procedendo anche per l'omissione di soccorso, per lesioni colpose e anche per un indebito utilizzo di queste carte di credito che noi abbiamo sequestrato, unitamente a altro materiale che al momento, insomma, è al vaglio nostro per ulteriori accertamenti. Ecco.